Molti si chiedono, ma perché Dio ci chiede la preghiera quando già conosce le nostre necessità? Perché ce lo chiede, Lui lo sa tutto. E ce lo chiede perché con l'atto di rivolgerci a Lui si ravvivi in noi il desiderio di Lui. Quando ci mettiamo a pregare, c'è in tutto quello che il nostro cuore porta il desiderio di Dio, di accostarci a Lui. In questo chiedergli aiuto c'è il desiderio di Lui. E più noi ci mettiamo con questo spirito a cercarlo, a pregarlo, più aumenta questo desiderio. E questo desiderio va mantenuto vivo, altrimenti il mondo, con tutte le distrazioni e gli affanni, ce lo spegne. Dobbiamo essere abili a vivere in questo mondo senza permettere che tutte le cose ordinarie o straordinarie che siano ci portino lontano dal centro della nostra vita. Sant'Agostino nella lettera Proba scrive: quanto più vivo sarà il desiderio, tanto più ricco sarà l'effetto. E spiega che noi riceveremo il dono che Dio vorrà concederci con tanta maggiore capacità di accoglierlo quanto più salda sarà la nostra fede. Più ferma la nostra speranza, più ardente il nostro desiderio. Significa che avvicinandoci sempre di più a Dio, desiderandolo sempre di più, il nostro spirito si allarga, si espande. Diventa più capace di ricevere la grazia. Ecco perché Dio ci chiede la preghiera. Noi siamo piccoli. Se questa nostra piccolezza la chiudiamo stretta fra le cose del mondo, ci restringiamo sempre di più. E le grazie e i doni che Dio ci vuole dare, non siamo capaci di accoglierli in tutta la loro ampiezza. E voi questa esperienza l'avete fatta, perché quando eravate col cuore più acceso e avete ricevuto una grazia, quanto grande era la vostra gioia, la vostra contentezza. Avevate il desiderio di dirlo a tutti. È vero o no? E quindi questa esperienza è stata fatta. Allora noi tanto più preghiamo, tanto più desideriamo Dio, tanto più andiamo verso di Lui, tanto più siamo capaci di ricevere la grandezza della Sua grazia. Questo vuol dire che i doni che Dio ci vuole dare sono immensi. Sono immensi. Vanno molto al di là di quello che noi chiediamo. Molto al di là. Questo solo pensarlo ci fa stare bene. Quindi sia ininterrotta la nostra preghiera, ininterrotto il nostro desiderio di Dio. Rivolgersi a Dio, invocarlo, vuol dire desiderarlo e portarsi sempre più verso di Lui. Nel desiderarlo sempre di più, la nostra anima si rafforza, si amplia, crescendo nella capacità di accogliere la grazia. Pensarlo, desiderarlo, invocarlo, essergli soggetti con somma gratitudine. Questo deve essere il tenore della nostra vita interiore.